puntuale entro, entro i 20 minuti, però devo dire che ascoltare l'intervento del professor Saccocci è stato veramente un arricchimento, sia per la passione che ha profuso, sia, e questo è un bene, che dal punto di vista emotivo noi purtroppo siamo spesso carenti, no? Costretti dalle necessità quotidiane, sia dal punto di vista della emozione, perché è evidente che si tratta di una persona che a questo personaggio, cioè a Michele Pezza, detto Fra Diavolo, ha dedicato la vita intera. Neanche si sente? Ha dedicato la vita intera, e questo è estremamente bello, e costituisce altresì una lezione di vita, però, di vita intellettuale. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato, ringrazio tutte le personalità presenti, quindi le autorità locali, gli studiosi che, come dire, mi hanno voluto accogliere tra di loro, Fernando Riccardi, il professor Saccoccio, Marco Cilli e Claudio Saltarelli, che è il presidente dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Quindi grazie a tutti, e grazie ovviamente a tutti i presenti, siete così numerosi. Di solito a questi convegni, ecco, ci si misura 7, 8, 10 persone, invece vedo che questo argomento, e forse anche la continuità stessa dell'iniziativa, che oramai è arrivata al quarto anno da quello che ho sentito, costituiscono garanzia di un lavoro serio, che quindi chiaramente coinvolge tutte le persone interessate. Ora io parlerò del cardinale Ruffo, cioè di Fabrizio Ruffo, Ruffo di Bagnara, diciamo Bagnara, perché poi comunque diventano Bagnara, Abramo Bagnara. Le vicende di massima dell'impresa guidata da Ruffo sono state sinteticamente già esposte da Fernando Riccardi. È chiaro che quando si parla di Ruffo si pensa immediatamente all'impresa sanfedista, cioè a quella del 1799. Però ora vorrei presentare un Ruffo da un punto di vista più completo, cercando di vedere un pochino il personaggio, tratteggiarne alcuni caratteri, far capire l'importanza della sua funzione e del suo, per alcuni versi, mito che si è creato, per altri versi della sua demonizzazione, perché a un certo punto è diventato il demonio della reazione in Italia. Intanto chi era il cardinale Ruffo? Intanto cardinale senza essere prete, come può essere ovviamente, perché il titolo cardinalizio è un titolo onorifico, e apparteneva ad una delle più nobili famiglie della Calabria, i Ruffo. Ancora oggi la famiglia è molto ben inserita, e viene formato a Roma. Si trova alunno del Collegio Clementino, uno dei più esclusivi della capitale. Perché sto dicendo queste cose? Perché la lettura che intendo dare del cardinale Ruffo cerca di capire, o almeno propone questo: un personaggio che era da alcuni visto in termini di modernità, per altro verso diventa il campione della tradizione, il campione della insorgenza, eccetera eccetera. E allora, poiché il 1799 è un vero e proprio spartiacque, perché è particolarmente significativo proprio il cardinale Ruffo? Perché fa capire come si possa difendere la reazione senza al tempo stesso essere ancorati ad un sistema economico, sociale, giuridico, eccetera eccetera, che oramai andava mostrando, come dire, tutti i suoi limiti. Non a caso
dopo aver percorso tutti i suoi gradi di studio, eccetera, e aver mosso i primi passi nella gerarchia dello Stato pontificio, quindi si è ormai trasferito a Roma, il Ruffo viene addirittura fatto tesoriere dello Stato pontificio. La carica di tesoriere era particolarmente importante perché assommava in sé le competenze di tre o quattro ministeri, anche ministeri di natura militare, oltre quelli di natura finanziaria, ovviamente. Quindi era veramente un braccio destro del sovrano che era il Papa, quindi in quel frangente era il Papa Pio VI. E allora perché importante Ruffo? Perché già da subito comincia ad avviare una politica di modernizzazione dello Stato pontificio. Uno si fa l'idea, no? Ruffo che difende, no, le solite letture classiste, eccetera, eccetera, il Ruffo che difende gli interessi delle vecchie aristocrazie, Ruffo che difende, eccetera, eccetera. In realtà Ruffo ha avuto non pochi problemi proprio per l'ammodernamento, per tentare l'ammodernamento dello Stato Pontificio. Ed era un ammodernamento ispirato da quali autori? Questo è il punto. Un erede di casa Ruffo, Giovanni Ruffo, che è medico a Milano, almeno quando io l'ho conosciuto e l'ho invitato ad un convegno nella mia città di allora, in occasione del bicentenario della rivoluzione del 799, Giovanni Ruffo cita come punto di riferimento fondamentale il campione del liberismo europeo, cioè Adam Smith. Io piuttosto tenderei a riferirmi agli autori napoletani, i Novatores del 1700. Quindi i suoi riferimenti forti sarebbero Filangieri, Genovesi, tutti autori che noi ritroviamo molto indirettamente, per la verità, nelle opere che egli ha compiuto. Parlo di opere che egli ha compiuto dal punto di vista, come dire, istituzionale, perché per quanto riguarda le opere da lui scritte, non ha scritto tantissimo, ha scritto soltanto tre opere. La prima l'ha scritta che era ancora un ragazzino ed era di carattere squisitamente teologico, quindi riguardava il mistero della Trinità, in particolare dello Spirito Santo. Era un'opera di quelle convenzionali, no? Che si facevano scrivere agli allievi più brillanti, ai più dotati nei collegi ecclesiastici. Le altre due opere invece riguardavano la questione della gratia, cioè la questione dei viveri, di come organizzare e di come disciplinare dal punto di vista giuridico dazi, eccetera, soprattutto in merito alla questione dei viveri, soprattutto in merito alla questione alimentare. E allora ecco che Fabrizio Ruffo si schiera decisamente contro, diciamo, le vecchie corporazioni ancora esistenti, che erano portatrici, non essendoci adeguati contrappesi, erano portatrici di interessi esclusivistici. Appunto, noi oggi diciamo in senso peggiorativo, usiamo in senso peggiorativo il termine corporazione, anche se in realtà in ultima analisi è, come dire, richiama l'interezza del corpo, no? E quindi la totalità. Invece usiamo il termine per dire interessi di parte, proprio perché noi abbiamo avuto come dire, uno scadimento di queste formazioni nate legittimamente a difesa di questo o quel gruppo sociale, che però non era mai solo ed esclusivamente sociale, ed essendoci stato questo scadimento, è chiaro che rallentavano tutta la vita economica. E allora, ecco, famosi i suoi contrasti del Ruffo, dico, con i macellari, tanto per dire, a proposito dell'approvvigionamento delle carni, famose le sue decisioni di eliminare gli infiniti balzelli locali, no? E di organizzare invece il sistema delle dogane soltanto al confine dello Stato,
al confine dello Stato Pontificio, in modo da creare una semplificazione della vita economica mediante un aumento della libertà del commercio. La globalizzazione della libertà. Fatta però entro uno Stato che nel suo caso era lo Stato Pontificio. È chiaro che per tutto questo godeva della piena fiducia del sovrano, quindi del Papa Re, cioè di Pio VI, ma è chiaro che, come dire, scatena degli interessi opposti a quelli suoi. Si è detto poi di tutto di più sul cardinale, che conduceva vita dispendiosa, che era libertino, che era anche, ecco, Casaburi dice, parla di un laicismo. Non è così, insomma, a mio modesto parere, era soltanto la volontà di un ammodernamento delle strutture dello Stato. Non a caso Ruffo riesce ad ottenere dei risultati inizialmente molto parziali, proprio per via delle opposizioni che egli ebbe a fronteggiare, ma la sua visione del rinnovamento dello Stato Pontificio sarà poi ripresa. Esatto, sarà poi ripresa, e quindi significa che egli aveva interpretato, forse prima dei tempi giusti, e quindi era stato un antesignano, aveva interpretato delle necessità, perché ovviamente non si potevano pagare balzelli ogni 5 chilometri, così come magari capitava quando si doveva far passare il carro di grano su un certo ponte o su una certa cosa. È evidente che tutto questo costituiva un danno enorme alla vita economica. Ma il cardinale, che amava il lusso, che veniva da una famiglia importante, che veniva detto libertino, eccetera eccetera, per quello che mi risulta non ha mai detto una parola contraria né sul piano teologico alla tradizione della Chiesa romana, né ha mai messo in discussione le strutture fondanti né dello Stato Pontificio né degli stati tradizionali. Quello a cui egli mirava era soltanto un loro ammodernamento, in modo tale da poter reggere meglio il confronto e da poter essere più utili al popolo, perché, e questo è importantissimo rilevare, proprio lui, così amante del lusso, che aveva fior di carrozze, che non gli bastavano mai soldi, eccetera eccetera eccetera, no? Proprio lui però aveva sempre di mira i bisogni del popolo. Proprio lui aveva sempre di mira i bisogni del popolo. Forse tutto questo, come dire, fa capire anche meglio la psicologia del personaggio e fa capire anche meglio perché egli abbia avuto tanto successo in occasione dell'impresa, perché si tratta di un'epopea vera e propria, è un'epopea, dell'epopea sanfedista, perché egli sapeva parlare al popolo. In fondo, mettiamoci un po' nei panni di, da una parte, del sovrano, no? Che come dire, non ci ha fatto una bella figura a scappare in Sicilia, no? Perché avrebbe dovuto far scappare magari il resto della famiglia, ma lui poteva tranquillamente starsene in zona. E il sovrano in tutta questa vicenda, come dire, non brilla per coraggio. Non brilla per coraggio. Su questo credo che, mi dispiace per chi può essere borbonico fino all'eccesso, ma il sovrano non brilla per coraggio. Quindi il sovrano a chi affida l'incarico? Ad un cardinale che non è neanche prete. E quanti uomini ha questo cardinale che non è neanche prete? Le fonti sono discordi. C'è chi parla, tutto compreso, di 5 e c'è chi parla di 7 unità che sbarcano sul continente senza armi. Chiaro, no? Cioè, non si fanno le guerre con 5 o 7 persone, no? Evidente, senza armi, peraltro, no? Allora è il cardinale che riesce, non si sa bene perché, ma sicuramente aveva, come dire, dei carismi particolari, che riesce a creare una diffusione e una sensibilizzazione per l'impresa
che capovolge addirittura quello che sarebbe stato l'esito naturale in ogni altro caso. Gli stessi uomini di casa Ruffo, la casata Ruffo è calabrese, quando lo raggiunsero erano una ottantina, niente di più. Neanche con 80 uomini si fanno le guerre, ovviamente. Erano una ottantina. Però man mano che c'è la risalita, e nel frattempo poi c'è anche l'azione di altri insorgenti in altri punti del regno, man mano che c'è la risalita, il cardinale riesce ad ottenere delle adesioni sempre più massicce. E perché ci riesce? Ovviamente perché è in grado di parlare al popolo, e perché, pur essendo uomo appartenente ad una famiglia di antico ed altissimo lignaggio come il Ruffo di Calabria, egli ha quella sensibilità religiosa che gli consente di capire quali sono i valori a cui il popolo meridionale è più profondamente legato. Non a caso affida i suoi messaggi innanzitutto ai parroci, ai vescovi. È vero che c'erano stati tanti parroci e tanti vescovi che si erano schierati dalla parte giacobina, ma è vero altresì che la gran parte non digeriva tutte le novità religiose che venivano dall'altro mondo, no? Dal mondo francese e così via, dove avevano già alla data del 1799 cambiato i nomi dei mesi del calendario, avevano già fatto iniziare, non dalla nascita di Nostro Signore, la storia contemporanea, avevano già cambiato le feste che non erano più settimanali, no? Noi festeggiamo una volta alla settimana, la domenica e dies domenica chiaramente, là invece c'erano le feste decadarie e così via. Tutto quanto era fatto per dimenticare la tradizione cristiana. La Dea Ragione, sappiamo perfettamente che a Notre Dame de Paris a un certo punto viene messa una balena a simboleggiare la Dea Ragione proprio, e le statue dei re di Giuda vengono decapitate, poi per fortuna qualche decennio fa sono state pure trovate le teste, vengono decapitate queste statue e si abbattono tutti i segni, quelli che si riesce ad abbattere, della tradizione. Non ci scordiamo che Napoleone Bonaparte, il quale nel 1804 si farà addirittura incoronare imperatore, ma parte giacobino, e si mette in evidenza con degli stermini di primo ordine. Il professor Sappoggio ricordava Napoleone, per esempio, quando opera a Tolone, fa fuori un sacco di gente, e al di là di Tolone, altri, le cosiddette colonne infami, proprio in Vandea, quindi la regione atlantica ricordata dal professor Sappoggio, hanno mostrato una crudeltà nei confronti di tutto ciò che ricordava la tradizione cristiana, che è paragonabile soltanto a qualcosa che è accaduto, che so, con i grandi dittatori del XX secolo, faccio il caso di Stalin, ad esempio. Cioè c'è stata una vera e propria opera di sterminio di un popolo, un vero e proprio genocidio, i forti crematori sono stati inventati allora e così via. Insomma, questo è l'ambiente di riferimento. Quando nel 99 arrivano questi signori, Championnet, ricordato in precedenza, è colui il quale firma a gennaio il famoso proclama, no? Finalmente siete liberi. Oh, guarda un po', lo dice un francese. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che stona in tutto questo. Lo dice un francese, siete liberi. E quindi insegna, sì, questo governo a presidenza Lauberg e così via, quindi con delle personalità locali, ma tutti sapevano che a gestire tutte le cose erano i francesi. Cominciano gli alberi della libertà, cioè c'è tutta una serie di forme culturali, politiche, eccetera,
che non possono essere accolte dal clero meridionale e dal popolo. Il cardinale Ruffo riesce a parlare a questo mondo. Ecco perché ottiene dei risultati straordinari che è irripetibili, d'altronde è irripetibili, tant'è che poi nel giro di pochissimi mesi, ricordiamoci che già, ecco, si parla della festa di Sant'Antonio, le ultime piazze forti saranno occupate il mese successivo, ma Napoli tra il 13 e il 21 e il 23 di giugno oramai è nelle mani degli insorgenti. E dicevo, in tutto questo il cardinale Ruffo è solo. Il cardinale Ruffo è solo perché più e più volte ha scritto al sovrano, no? Di venire sui luoghi di confronto militare, perché la sua sola presenza avrebbe moltiplicato le energie reattive del popolo meridionale, quindi moltiplicato la voglia di combattere. Ma il sovrano non si è fatto vedere. Il sovrano mandava le lettere dicendo che bisognava scannare gente, cioè che bisognava giustiziare più non posso, e invece Ruffo, che era uomo educato alla prudenza diplomatica della tradizione ecclesiastica, alla prudenza diplomatica della tradizione ecclesiastica, procedeva con estrema cautela. Il momento culminante sarà dato proprio dall'accordo finale, quello concesso ai capi rivoltosi perché uscissero dai castelli, quando egli quasi riconoscerà giuridicamente i rivoluzionari, quasi li riconoscerà. Saranno poi Nilsson, no? Horace Nilsson, d'accordo con la Corte, a rinnegare proprio la parola di Ruffo, che addirittura corse per un attimo il rischio di essere arrestato, infatti, a rinnegare la parola di Ruffo e quindi a procedere ad una serie di esecuzioni che saranno poi quelle che ancora oggi vengono ricordate per mostrare la crudeltà di Ruffo. Nonostante quelle esecuzioni, perché la matematica è bella per questo, nonostante quelle esecuzioni compiute, come dire, contro la volontà pacificatrice di Ruffo, il calcolo dell'esecuzione pende da tutt'altra parte, ecco, pende tutto quanto dalla parte giacobina. Il Ruffo, quindi, come elemento modernizzatore, anziché come elemento tradizionale, come di pura conservazione dell'ordine esistente. Però, ecco, il Ruffo vuole mantenere la modernizzazione entro un contesto ideale di pensiero filosofico, eccetera, teologico, di fedeltà alla tradizione. Ecco. Perché? Perché tradizione e modernizzazione non necessariamente confliggono. Ora io ho delle continue sollecitazioni alla chiusura, e quindi purtroppo l'economia del convegno, come dire, è tiranna più che il tempo. Però almeno questo pensiero va, come dire, sottolineato, che Ruffo è stato tirato per la giacca da una parte e dall'altra, per la tonaca da una parte e dall'altra e così via, ma rimane importante proprio per questo, e forse proprio per questo è ritenuto pericoloso, perché è l'incarnazione della possibilità di una fedeltà ai principi tradizionali pur nel movimento e nell'attenzione al divenire storico. Non è un passatista, assolutamente, non è un passatista, ma è fedele ai principi la tradizione. Ecco. Una frase che faccio sempre mia: tradizione e innovazione, dove l'uomo non è spettatore dei cambiamenti, ma è protagonista, quindi non può dire antimodernità. Il modernismo è quando dall'alto, da un salotto di poche persone che decidono, fanno il manuale del gioco in manotte e la distribuzione, mentre invece l'innovazione e tradizione parte dal basso. Grazie Fernando.
chi si aspettava di sentire Scoltelle? Abbiamo sentito un pensiero molto molto profondo su tutta la dinamica e di come il popolo non è così stupido. Il popolo, quando riconosce un personaggio autorevole, in cui in questo caso per il cardinale Ruffo, lo segue. Le masse sono molto più intelligenti di quanto noi possiamo pensare. Grazie Fernando.